ancora una panoramica. Questo, come potete vedere, è tipo un belvedere. Poi vi faccio una panoramica, collina di Posillipo. Ex faro di avvistamento per attracco barche. Questa è tutta la baia. Guardate. Poi qui c'è praticamente un centro di ricerca e divulgazione per l'educazione e l'ambiente marino. È possibile noleggiare barche o fare snorkeling, ovviamente con visite guidate e personale specializzato. Per me questo è il mio angolo di paradiso. Sono cresciuto qua. Ecco, praticamente, come vedete, questo vialetto che poi si accede al mare, qua stiamo parlando già di mezz'ora, 40 minuti di cammino, ci sono queste casette, i cosiddetti bassi piano terra, ingresso singolo, e praticamente questi sono a 50 metri dal mare. Qua penso che la difficoltà sarà in inverno, però signori miei, qua l'inverno praticamente è gennaio, febbraio e marzo. Boh, dicembre, boh, forse un poco, però poca roba. Ecco qua, noi siamo quasi arrivati, adesso siamo qui in questa parte super alberata, al fresco, meravigliosa, sembra di stare in una giungla tropicale. Ecco che qui si scende, vedete già il riflesso della luce del mare che viene praticamente dalla spiaggetta, e qui subito a destra si dovrebbe già scorgere la spiaggia. Giriamo, ecco, arrivate a vedere il mare, eccoci qua. Adesso procediamo, diciamo che lo sforzo fisico che si fa è un buon compromesso per il risultato che si raggiunge. Eccoci qua, signori miei, adesso vi farò ammirare questa bellissima insenatura del Golfo di Napoli ai piedi della collina di Posillipo. Eccoci qua, questa area marina protetta, guardate qua, eccoci, non so se arrivate a leggere perché c'è un po' di controluce. Dopodiché ecco il paradiso in mezzo alla foresta, eccoci qua. Eccoci, ecco la baia, signori. Non commento più, non parlo più. A voi le immagini, l'acqua, lo spettacolo dell'acqua. Bene. Eccoci qua. Abbiamo appena passato il controllo, tutto a posto, siamo stati registrati e adesso andiamo giù. Come potete vedere, qua c'è una bellissima panoramica. Si scende questo vialetto e dopo c'è una scalinata abbastanza lunga e vi farò vedere che però tutta questa camminata e questo sforzo fisico ne vale veramente la pena, che questo è un piccolo paradiso incastrato in una discesa di collina. Guardate, vi faccio vedere il panorama, questa tutta la parte alta. Noi siamo su in collina, adesso per andare al mare ovviamente scendiamo dalla parte opposta. Questa è tutta la gradinata e c'è da camminare. Il problema è solo la risalita, perché bisogna praticamente per la 1 alle 13 bisogna lasciare il posto a chi ha prenotato per il pomeriggio. Ecco qua. Vedete? Anzi, sentite, il mare vi parla. Almeno per chi sa ascoltare, il mare parla. Adesso continuiamo per questa scalinata. Oggi una bellissima giornata, una trentina di gradi, e qua però nel tratto della scalinata, signori miei, non c'è un alito di vento, sembra di attraversare il deserto. Comunque, nonostante ciò, il risultato merita.
Adesso guardate davanti a voi, stiamo per arrivare, questa è discesa della Gaiola, alla fine della quale ci arriverà al parco sommerso naturale della spiaggia della Gaiola, che è diviso in due parti. Una parte praticamente dove ci si può, si accede alla piazzola della spiaggia, si prende il sole e si fa il bagno, poi c'è un'altra parte che è quella posteriore dove si accede soltanto via mare e si fanno delle escursioni sia subacquee che per altre cose da vedere. Su, è come se fossero due isolotti divisi. Poi faremo un altro video. Ancora una panoramica. Questo, come potete vedere, è tipo un belvedere. Poi vi faccio una panoramica. Collina di Posillipo. Ex faro di avvistamento per attracco barche. Questa è tutta la baia. Guardate. Poi qui c'è praticamente un centro di ricerca e divulgazione per l'educazione e l'ambiente marino. È possibile noleggiare barche o fare snorkeling, ovviamente con visite guidate e personale specializzato. Per me questo è il mio angolo di paradiso. Sono cresciuto qua. Eccoci qua. Questa qua è una zona molto particolare di Napoli, una zona della parte alta, la collina di Posillipo. Adesso stiamo scendendo questa stradina, qui come potete vedere sulla mia sinistra ci sono condomini per la maggior parte singoli, diverse ville, una zona particolarmente rinomata di Napoli, panoramica. Diciamo che in uno dei quartieri, scendendo questa stradina, che vedete così, abbastanza stretta, a doppio senso, si arriva alla spiaggia della Gaiola, che è un parco marino sommerso. E c'è da camminare una mezz'oretta su questa stradina. Dopo questa stradina viene un altro passaggio stretto, dove c'è un controllo e bisogna avere un codice elettronico che si scarica da internet, perché prenotano per 100 persone alla volta, dalle 9 alle 13, la seconda ondata dalle 13 alle 18, per evitare che il parco sia deturpato o maltrattato per ogni atto vandalico oppure per troppa gente. Eccoci qua. Questa qua è una zona molto particolare di Napoli, una zona della parte alta, la collina di Posillipo. Adesso stiamo scendendo questa stradina, qui come potete vedere sulla mia sinistra ci sono condomini per la maggior parte singoli, diverse ville, una zona particolarmente rinomata di Napoli, panoramica. Diciamo che in uno dei quartieri, scendendo questa stradina, che vedete così, abbastanza stretta, a doppio senso, si arriva alla spiaggia della Gaiola, che è un parco marino sommerso. E c'è da camminare una mezz'oretta su questa stradina. Dopo questa stradina viene un altro passaggio stretto, dove c'è un controllo e bisogna avere un codice elettronico che si scarica da internet, perché prenotano per 100 persone alla volta, dalle 9 alle 13, la seconda ondata dalle 13 alle 18, per evitare che il parco sia deturpato o maltrattato per ogni atto vandalico oppure per troppa gente.